Oddio, non ce la facciamo più! Forza, Franco! Forza, Franco! Forza! Ehi! Ehi, Salentano! Forza, Franco! Forza, Franco! Ehi, somaro del San Nazaro, la vuoi smettere di ragliare? Raglio per farmi capire da te, collega! Bravo, di Colì! Allora io lo raccolgo. Mi dribblo il primo. Mi dribblo il secondo. E zam, metti in rete imparabilmente. Che bella cosa. Ma tu hai sentito, ne? Quello si dribbla il primo, poi si dribbla il secondo. Quello se li dribbla tutti. Poi vedi. Ma tu lo sai che cos'è questo dribblo? No, ma perché tu lo sai? Ma io nemmeno. Allora? Questo gioco non lo conosco e non lo voglio conoscere. Ah, non sono andato mai a una partita di calcio e mai ci andrò. Deve essere una cosa infernale. La gente che urla, impazzisce, che va in escandescenza. Gol! Gol! È una cosa quasi incivile. Ma no, papà, è un bel gioco. C'è antagonismo, c'è emulazione, c'è volontà, c'è sport, ecco. Ma sarà così. Però ai miei tempi non c'era questo fanatismo di dare calci dietro a un pallone. Va bene, lui, ai tuoi tempi non c'era neanche la luce elettrica. E nemmeno ai tuoi, ma noi siamo coetanei. Comunque a me questo gioco non piace, è chiaro? Papà, se a te non piace non gioco più. Perché sei un bravo ragazzo, studi, stanno entrando all'università. No, no, gioca pure. Solo ti dico, stai attento al menisco. Che? Perché? E che ne so, è che tutti i giocatori si rompono il menisco e ti dico di stare attento. Permettete. Pronto? Ah, sei tu, Marisa, ciao. Sei stato grande, Franco, una grande domenica. Ma sì, sì, sei stato magnifico. Allora che cosa fai? Sì, senti Franco, io questa sera darò una festicciola, perché non vieni? Insomma, che fai, ci vieni o no a cinema? Sì, capisco, se devi studiare. E va bene, vuol dire che andrò al cinema con papà. Aspettami, vengo con te. Grazie dell'entusiasmo, se deve essere un sacrificio. Fortunata lei che è un film giallo e non ci voglio rinunciare. Sì, d'accordo. Ah, Franco, volevo dirti che quella stoffa che mamma tua cercava non è ancora arrivata a papà. Quando gli arriva le telefono. Sì, sì, ciao. Ci vedremo domani a scuola. E allora? Così parlò Zarathustra. Ma questo è tutto il pensiero del Nietzsche. Io le ho chiesto qual è l'opera in cui sono espressi sistematicamente i concetti del superuomo. I concetti del superuomo... Lo dica lei, Danieli. È l'opera Volontà di potenza, saggio di una trasvalutazione di tutti i valori. Oh, bravo, Danieli. Vada, la chiamerò un'altra volta. Grazie. Ah, Marisa, sai, sai dove è un buon negozio di pantofole? Per te? No, voglio regalarle a mia madre, oggi è il suo compleanno. Per tua madre? Ne ho viste delle bellissime in un negozio di via Diaz, ad un bel colore azzurro. Vuoi che ti accompagni? Marisa, dimentichi la ginnastica, siamo in ritardo. Vai in un negozio elegante, ne troverai di tutti i tipi. Ciao. 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 Ciao, Franco. Ciao, Franco. Ciao, Franco. Ciao. Ciao, ciao. Ma sei sicura che Franco ti ama? Sicura? Pensa, mi ha baciato. Davvero? E quando? Quando? Ieri, dopo la partita. Raccontami com'è stato. Beh, camminavamo l'uno vicino all'altro parlando della partita, quando a un tratto Franco, con voce appassionata, mi sussurra: Marisa. Io mi volto a guardarlo e lui, fissandomi con passione, mi afferra per le spalle, mi attira a sé, mi stringe forte, forte e mi chiude la bocca con...
con un bacio. Un bacio lunghissimo. Un bacio che mi ha lasciato senza fiato. E poi? Beh, e poi... Beh, ti racconterò dopo. Ora dobbiamo andare. Andiamo? Buongiorno. Buongiorno. Desidera? Vorrei un paio di pantofole. S'accomodi, prego. Grazie. Le stanno una meraviglia. È l'ultima nostra creazione. Mi piacerebbe qualcosa di più voyant. Non so, strisce dorate, qualche strass. Le faccio vedere qualcos'altro. Grazie. Ecco, signore. Ma queste sono per uomo, io le desidero per donna. Con un piede piccolo così. Che numero? È come quelle. Ah. Io le trovo un po' semplici. È un regalo. Sì. Ecco, signore. Vanno bene? Sì, sono belle, ma... Sono come quelle che ha provato la signorina. Le preferirei con la pelliccia dentro. Non le sembra un po' presto? Con la pelliccia andiamo nei tipi invernali. Le preferisco. Bene, signore. Deve essere un po' freddolosa. E lei deve volerle un gran bene, se ha tutte queste premure. Sì, moltissimo. Fortunata la piccina. E quanti anni ha? 60. È mia madre. Ah! Le piacciono queste, signorina? Sì. Le abbiamo chiamate notte di sogno. Ecco, signore. Sì, sì, vanno bene. Prendo queste. Bene. Buongiorno. 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 Soddisfatto dell'acquisto? Oh, sì, grazie. Ma come giovane. Nel negozio sembrava più grande e invece è un ragazzo. Un bel ragazzo. Come dite voi napoletani per dire ragazzo? Noi diciamo guaglione. Sì, guaglione. Sì, è un modo affettuoso di dire... Sì, affettuoso. Permette la... Grazie, molto gentile. Ecco, io sono arrivata, abito qui. Grazie. Prego. Vuol prendere un aperitivo con me, questo simpatico guaglione? Con molto piacere, ma a casa mi aspettano il compleanno della mamma. Beh, allora più tardi, alle 5, prenderemo il tè insieme. Mi farà un po' di compagnia, mi sento così sola oggi. D'accordo, verrò. Arrivederci. Arrivederci. Ma come capite che sei cagato? Marisa, grazie, Marisa. Troppo buona. No, non c'è Franco, non è rientrato ancora. Grazie, grazie degli auguri, grazie. Arrivederci. Arrivederci. Mamma! Eccomi! Tanti grazie, auguri grazie, per te. Piano. Tanti auguri per te. Basta, gira la testa. Chiediti un momentino. Che è stato? Non ti muovere. Oh, è una sorpresa. Sì. Via questo. Che ne dici? Sono per me. E allora perché? Chi è che tiene un piedino così piccolo? Soltanto Cenerentola e mia madre. Cenerentola è una favola. Ma tu no. Tu, grazie a Dio, sei mamma mia. Dunque, le pantofole ti appartengono. Tanti auguri per te. Tanti auguri per te. Non sei contenta? Non ti piace? Come no? Però non volevo che tu spendessi soldi. Devi pensare pure tu a fare economia. Devi pensare pure tu al grande giorno, quando ti piglierai la laurea, no? Non te ne incaricare, che verrà quel giorno, sai? Allora pure io ti farò un bel regalo. Un regalo al quale tu pensi sempre, e la nomini sempre, e lo dici sempre, la 600. Lo dici veramente? Chi lo sa. Se io e papà riusciamo a mettere i soldi da parte, adesso tengo pure le pantofole che mi mantengono il piede caldo, qualche nottatina facendo qualche lavoretto di ricamo lo posso fare, allora vengo pure io da te e dico, tanti auguri per te, tanti auguri per te.
Ti piglierei tanto volentieri in braccio, ma non lo posso fare perché sennò andiamo a mandare tutte e due. Mamma cara, ora andiamo perché ho una fame. È tutto pronto, tutto pronto. Sono arrivati gli zii? Come no, quelli stanno qua da stamattina. Ciao, Valorio. Buongiorno, zio. Buongiorno, papà. Ciao. E zia Matilde? Eccola, eccola, zia Matilde. Come stai, Ciccillo, mio bello? Bene, zia. Hai avuto questo piacere ad essere invitato stamattina in casa mia. Non ti sei seduto un momento da che sei arrivato. Oh, questa è bella. E che volevi lavorare basta, tu? Basta. Tu oggi non devi fare niente. Tu sei la festeggiata. Già. Guardate, guardate che bel regalo mi ha fatto mio figlio. Guardate. Sono belli. Un velluto, che tepore, che tepore. Sono veramente una finezza. Sì, sono proprio belle. Ah, ho saputo che sei sempre il primo della classe. Bravo, Ciccillo. Sì. In alcune materie vado bene, ma non in tutte. Ce n'è dei più bravi di me. Miei cari, la vita è di quelli che, come diciamo noi a Napoli, sanno tenere la penna in mano. Va bene a studiare sul serio. Così quando sarà laureato farà qualcosa di più di suo padre. Ecco, lamentati. 15 mensilità. Direttore di un'agenzia di prestiti e pegni. Sì, direttore. Ma qua, direttore, mandavano giù una subagenzia con pochissimi clienti, un impiegato e un usciere. Anche meno importante di quella che dirigeva al mio paese, a Benevento. Assicuro che vorrei trovarmi io al tuo posto. Già, impiegato d'ordine con 55.000 lire al mese. Beh, 55.000 lire al mese? Tua moglie è maestra, siete soli, non avete nessuno. E vi siete fatta pure la macchina. Mi sono fatta la catigliacca a voi. Lui, una giardinetta di seconda mano, di legna, arrato, non so quanti chilometri ha fatto. Va bene, certo, non tenete le rendite sparse al sole, ma però è stato un poco, poco... combinato peggio di noi. Non ci fate caso, ma Luigi scherzo, lo sapete. E poi Luigi tiene l'occhio di pesce, dove guarda la cresce. Ma che credi, che litighiamo? No, noi facciamo così per polemizzare. Sì, ma non polemizzate tanto, perché sennò la gita sorrenda se ne va in fumo. Che gita? Come, non lo sai? Zio Carmine ci porta in gita sorrendo con la macchina. Tiriamo una bella boccata d'aria. Pure a te ti fa bene, no? Che ne dici? A Sorrento? Ma io non posso. E perché? Che cosa devi fare? Devo studiare. E poi alle 5 devo andare da Nicolino per ripassare la filosofia. Vabbè, per un giorno sarai meno filosofo. Studierai di più domani. Per un giorno, Cicci. E così fai contento pure a me, sì? Mamma, figurati. Ma non posso. Fra un mese ho gli esami. Proprio oggi non mi stai vicino. E lascia stare, ma ha ragione lui. La licenza liceale non è uno scherzo. È meglio che resti a studiare. Vai a vedere che per una citarella deve trascurare il suo avvenire. Franco, rimani qua a studiare. Grazie, papà. Canterà per voi 1, 2 e 3 di Armando Gini. E 1, 2, 3, che cose avete? Tre cose belle che con voi tornate. Io voglio ricordarle per la fede. Perché io vi... Andate via? Sì. Avete gli occhi neri, così la figlia, la tua maniera. Sarei rimasto senza soldi. Difatti, grazie papà. Ricordati, quando ti sentirai stanco, riposati. Sei da papà tuo. Perché è meglio un asino vivo che un dottore morto. Io ci tengo molto che tu ti venga qualcuno, ma più di ogni altra cosa ci tenga la tua salute. Non ti preoccupare, papà. Tanto buon voglio. Arrivederci, Cicci. Noi ce ne andiamo. Buono studio. Grazie. Ciao, zia. Ciao. Buon divertimento. Grazie. Ciao, Frank. Ciao, papà. Allora non vuoi proprio venire? No, te l'ho detto, ma... Vabbè, ricordati, nell'armadio ci sta la bottiglia di Marsala, eh? Se senti il bisogno che ti senti un po' male così, ne bevi un sorsettino e subito ti riprendi, mi raccomando. Capito. Ma non ce ne sarà bisogno, sto benissimo. Vabbè, io capisco, studiare, ma non ti preoccupare troppo. Studia, ma non ti fissare, non ti applicare. Studi, ma pensa a un'altra cosa, così. Ma allora, tanto vale non studiare. Hai ragione, guarda, non me le sono levate, eh? Le vedi? Fanno bene tanto in macchina chi mi vede. Le tengo per buon augurio. Chissà quanto hai speso. Ti voglio dare i soldi. Quando hai pagato? No, da te non voglio niente. Da te voglio essere solo voluto bene. Amalia! Eccomi, vengo. Ciao. Ciao, divertiti. Sì.
Ascolterete ora Desiderio di Salvatore Mazzocco. Teneva una chitarra e si è scordato, una piantola e le rose si è appassuto. Teneva a te puntana e questa vita, e mossa amore mia s'amore sera. Desiderio, desiderio e stupore, prima ora d'amore, amore con me. Si una spina, si turnienda, si pena, io non voglio a nessuno, io desidero a te. Scusi. Che stamore che fa? Ah, dite. Cerco una signora. E come si chiama? Come si chiama? Già, sino come. Veramente non me lo ricordo. Ma sapete almeno a che piano sta? Nemmeno, non me lo ha detto. Non me l'ha detto? Allora ci avete parlato, l'avete conosciuta? Sì, la conosco. E che tipo è? È bella, bellissima. Ehi, bella, bellissima. Ma avete fatto il suo ritratto. Modestamente in questo palazzo di bellissimi ce ne stanno almeno una diecina. Ah, i capelli biondi. E di biondi ce ne stanno i cinque. Ah, gli occhi verdi. Occhi verdi? E quando l'avete conosciuta? Stamattina l'ho accompagnata davanti a questo portone e mi ha invitato per le cinque. Ah, sì? Un momento. C'ha gli occhi verdi? Gli ha dato appuntamento per le cinque, ne siete sicuro? Oh, sicurissimo. E allora ci siamo. E la soubretta? Terzo piano, interno 12. Grazie, grazie assai. Ehi, grazie assai. Ehi, l'ascensore non funziona! Grazie, grazie, sai, io resto e tu te ne vai. Mia madre. Grazie, grazie, sai, io resto e tu te ne vai. Che simpatico. Grazie, grazie, sai, io resto e tu te ne vai. No. Grazie, grazie, sai, l'amor che tu mi dai. Non mi piace neanche questo. Bisogna insistere. Grazie, grazie, sai, e noi stammo a me se vuoi. Ah, tu hai ripreso a fare il compositore. Titi, io ci provo. Si provi? Sono 40 anni che si provi, da quando ti facesti rapire. Vedrai, mi dicesti, vedrai che con la mia musica ti farò diventare una magnate, una signora tutta carica di oro, di argento, di brillanti e di perle. Invece, io sono rimasta scarica e tu un posteggiatore qualunque. E di che ti puoi lagnare? In quanto a magnate sono 40 anni che te ne fai. Per quanto riguarda caricarti di oro e gioielli, non è detta l'ultima parola perché io vincerò il festival. Titi, di che lo vuoi tu, ma io la musica la sento. Purtroppo. Purtroppo? Dammi una rima purtroppo. Intoppo. Tu sei l'intoppo mio, Titi. Io dico purtroppo la sento la musica tua tutta la giornata, ma tu volessi la sentire la mia. La tua? Hai uno spunto? Un motivo, una frase, dammela. Lo vuoi? Ma cominciamo che cerca. Davvero? Dammela. Ma sei già scherzo? No, mi serve, ne ho bisogno. Con una bella mazzata in capo. Buongiorno. Buongiorno. La signora è in casa? La signorina sta riposando. Va bene, allora tornerò più tardi. Lina! Fai passare! Si accomodi, prego. Grazie. Buonasera. Buonasera. Prego, stai comodo.
che profuma. Come siamo eleganti. Ma perché stai in piedi? Si siede. Grazie. Ti ringrazio di essere venuto, caro... Caro... Ma come ti chiami? Franco. Ah, Franco. Ma tu tremi. Forse è la prima volta che baci una donna? Caro. Contenta ma sto caro, che tanto tempo pensa, aspetta e spera. Leva ma pietà sta fattura nera, perché ti chiama puro per amore. Dove che cura rosa in te capiva, vicino a me, vicino a me. Ma tarda retta base, a mille, a mille, e perché? Come perché? Vuoi che la gente dica, ma la signora è pazza, va passeggiando in pantofole. Hai ragione. Che eravamo dentro la macchina, va bene, ma qui no. Poi tu lo sai che tutti i regali che mi ha fatto mio figlio al mio compleanno me li ho sempre messi addosso, perché se non lo faccio lo tengo per malaugurio. Quando mi diede la vestaglia, il cartello, o mi ha dato le pantofole, io mi sono messa le pantofole, se no è malaugurio, ma... se non lo faccio. Ma tutto questo la gente non lo sa. Senti, fammi il grandissimo piacere, metti i piedi sotto il tavolino. Va bene, ecco qua, io però sempre ai piedi me le tengo, se no è malaugurio. Insomma, si può sapere che tieni? Che tengo? Niente, che devo tenere? Niente. Ma come niente? Sembra un funerale. Ma perché? Non ti diverti? Già, io mi dovrei divertire, vero? Sì. Io dovrei... Si capisce? Io sto qua, bella madre snaturata. Io mi diverto, mio figlio sta a casa, sta studiando sopra i libri così. Sta studiando sopra i libri così, bella roba, hai capito? Sta studiando, che c'è di straordinario? Lo so, lo so. Perché si sta sottoponendo ad un altro operatorio, forse? Ma perché? All'età sua studiavo pure io. Sì, tu pure studiavi. Certo, studiavo. Sì, vabbè, lo so, studiavo. Ma come si fa bene? Ma perché non ho fatto anche il liceo come lo sta facendo tuo figlio? Tu hai fatto lo stesso liceo di mio figlio. A Benevento hai fatto lo stesso liceo. Senti, a Benevento, ma il liceo uno è sempre quello. Lascia andare, lo stesso liceo che fa lui. Quelle che fa lui sono altri studi. Ma come altri studi? Altre materie, più complicate, molto più difficili. No, devi andare a casa, è subito. Ma io non posso restare. Ci vediamo domani, domani alle 5. Va bene, Franco? Come oggi? Sì, come oggi. E adesso mettiti in ordine. Hai capito? Ciao. Ciao. Tina, sono io, la signorina Lanti.
Chiunque salga da me, avvisami. Sì. Va bene, signorina. Sorveglierò. Io non sono la portiera, io sono un vigile. Sì. Oh. Ecco. Posso continuare? Continua a saziarmi le orecchie. Aspetta un momento. Senti questo e poi dimmi che te ne pare. Ma che... Fai attenzione, eh? Il Vesuvio si è ammalato e sta a letto col pennacchio afflosciato, ma il dottore ha detto ullalà, 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 ullalà. Com'è? È una schifezza. Ma che canzone questa? Senza amore, senza sentimento. Per la canzone si aperto il cuore. Ma che c'è? Scusa, questa è una canzone comica, hai capito che è comica? Ah, è una macchietta? Che c'è? Io a me non piacciono le macchiette, tu lo sai, sono tutta sentimentale. Che bello. Rocco! Rocco! Oh, andiamo, ce n'è tardi. Ci aspettano. Così gli ho dato. Caro mio. Buonasera. Ah, buonasera. Beh, l'avete trovata poi la signora? Sì, grazie. Bene. Buonasera, Rocco. Buonasera. Buonasera, questi sono i miei amici, osteggiatori come me. Ma non fa il portiere lei? Ah sì, faccio l'uno e l'altro, sono 40 anni che faccio questa vita, un po' il osteggiatore, un po' il portiere. Questo è il nostro tenore, ha una voce piacere. Televisiva. E non ha tentato mai alla Rai? Sì, qui è una parola, non si tratta di tentare, ma di fortuna. Per ora canto nelle trattorie, se mi volete ascoltare mi fate veramente piacere. Yeah. Oh sì, molto volentieri. Grazie. La prima tappa la facciamo là, se ci volete seguire. Sì, sì, certo. Andiamo ragazzi. Ha veramente una bella voce. Mi raccomando la tonalità. Buonasera. Sì, sì, ma tu mettici anima, cuore, show, capito? Prego. Buonasera a tutti, signori. Oh, buonasera. 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 Buonasera, signor. Buonasera. L'amore, sì, signore, è una sciocchezza, è debolezza e non ci cascherò. Chi s'innamora perde l'allegrezza e con certezza mai mi sposerò. Ma una mattina a Napoli in coppa una fenestella che zuccheri cannella steva là. Teneva una bucchella, piccerella, piccerella, tenevano una zilla, piccerilla, piccerilla, modinda casarella che appartene tutta a me. C'è sta una sposa bella, 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 bella. Ho tre gemelli piccoli che parano tre angeli, studerne asciuta a Napoli che ha fatto sti miracoli. La colpa fu del lampo che quel giorno mi illuminò, ma fino a quando campo io quel lampo benedirò. Vi che m'ha fatto fa, vi che m'ha fatto fa, una bucchella piccirella, una silla piccirella, una silla, una bucchella piccirella, piccirella. Una bucchella piccirella, una silla piccirella, una silla, una bucchella piccirella. Insomma, da allora Franco non ti ha baciato più. Ma veramente non abbiamo avuto più il tempo. Io per queste cose il tempo lo saprei trovare sempre. Guarda, guarda, ecco Franco. Ma che si stanno dicendo quei due? Lo sai tu. Ciao Nicolino. Ciao Franco. Ciao. Vorrei proprio sapere che gli stavi raccontando con tutti quei gesti. Mi stava raccontando un investimento, ecco. Andiamo? Andiamo, che ora? Franco, puoi farmi copiare la versione? Quale versione? Come? Non l'hai fatta? Tu? E perché? Non posso non fare i compiti io, che sono l'eterno sgobbone. Ieri mi sono dovuto occupare di altre cose e non l'ho fatta, ecco tutto. Uh-huh.
Ma che fanno stasera quei due? Perché non vengono? Sei tu che sei in anticipo. Ma se sono le 8 passate. Non sono ancora le 8, o Aglioto non è sceso ancora. Vabbè. Sono le 8. Ecco qua. Buonasera, no. Buonasera. Ciao, voce d'oro. Ciao, dottore. Sto maglione va sempre sopra da quella là. Gioventù? Bruciata. Chi è bruciata? Bruciata, gioventù. Alza le mani. Ho paura che quel ragazzo si sia montato la testa. Sarebbe un vero peccato perché è un bravo figliolo. Buono. L'altra sera siamo stati insieme e mi ha trattato come se fossi un vecchio compagno di scuola. Siamo diventati già amici. Appena l'incontro solo una di queste sere, gli aprirò gli occhi. E se sarà il caso, dirò pure due paroline salate a quella là. Ma chi? Tu? Tu dici due paroline salate a quella là. Perché? Ma se tu in 2 anni che fai amore con Carmela, ma appena hai detto scusate perché l'hai pestato i piedi. Ma che c'entra? Carmela è un'altra cosa. E quella là è quella là. Ma che? Voi uomini di fronte a due donne siete pusillanimi. Scamorzi. Ah, ecco. Beato te. Non è come ti dicevo io. Meglio. Sfido io che ti sei presa la cotta. Beh, sì, ma pure lei. Questo non lo so. Che cosa non sai? Niente, niente. Le donne prima dicono che ti amano e poi... Ma che vuoi sapere tu delle donne? Credi a me, quando una donna ti parla come mi parla Nadia, e poi ti ho raccontato tutto, no? Sì, sì. Ma è sempre una ballerina. Ballerina classica, però. E poi sai, Nadia non è come le altre. Tu non la conosci. Fa la ballerina per passione, anzi, fra poco lascerà il teatro. È ricca, sai, ha la cameriera, una casa lussuosissima. Com'è? Com'è? Sì, come le case dei film americani. No, no, io veramente, io parlavo della cameriera, sai, se fosse bellina. Certo che Franco non è più lo stesso, ma che cosa può avere? Io non riesco a capirlo, ma deve nasconderci qualche cosa. Perché non lo chiedi a Nicolino? Nicolino, senti. Che cos'ha, Franco? Non sai niente, tu? Niente. Oh, su, dimmi la verità. Ha qualche guaio in famiglia? No. Ma allora si sente poco bene. Non credo che tu non lo sappia, via. Con me puoi parlare. Non sono mica una bambina, no? Ha una... Sì? Ma me lo giuri che non dici niente a nessuno? Ma chi vuoi che parli? Su, che cos'ha? Ha una mamma. Eh? Che cosa hai detto? Quello che hai sentito. Ma un amante proprio? Proprio, proprio.
Insomma, lo sa o non lo sa? Sì, mi sembra che... Mi sembra non esiste in filosofia. Un pensiero è o non è? Lo dica lei, Danieli. Danieli! Mi scusi, professore. Di che stavamo parlando, Danieli? Giambattista Vico. Signorina, c'è poco da suggerire a un mese dagli esami. È nel vostro interesse che parlo. E mi addolora che proprio lei, Danieli, uno dei migliori, trascuri lo studio nei giorni decisivi per il suo avvenire. È distratto, assente. Sieda pure. Lei può andare al suo posto. Perché non mi hai svegliato alle 4? La sveglia ha suonato, tu dormivi così bene, non hai sentito. Se tu mi svegliavi lo stesso, non avrei fatto tardi. Ti ho lasciato un biglietto apposta, no? Se tu vuoi fare sempre quello che ti pare, se qua dentro quello che dico io non conta, dimmelo, almeno mi saprò regolare. Ma Cicilla, mamma. Ma che Cicillo è Cicillo? Ti vuoi mettere in testa che non sono più un bambino? Franco, vieni qua, Franco. Pronto? Ah, sei tu, Marisa. No, non c'è, Franco non c'è. È uscito in questo momento. Non so. Forse è andata da Nicolino a studiare. Sì, grazie, signora. Buonasera. È andato da Nicolino a studiare. Signorino Franco! Non ho fatto in tempo. E ora quella chi la sente? Ma perché? Che succede? Niente. Come niente? La signorina, ufficialmente, non è in casa. Ah, adesso ho capito. E perché? Obbighi si nasca morsa. Beh, andiamola. Buon lavoro. Buonasera, signorina. Buonasera. La signora non è in casa. L'aspetto. Ma sono sola. Via, Lina, sto benissimo. Mi dispiace, buonasera, signorina. Quanto è bella sta canzone, tutto sentimento. Oh, signorino Franco, buonasera. Mio marito, quando siete salito, vi ha chiamato. Voi non avete risposto, non avete sentito. Scusate. Sta suonandola. Scusate, sapete dirmi? Dite. No, niente. Buonasera. Povera giovane. Thank you.
E passa e spassa. Povero maglione. Come d'oggi dica non è cosa, che la non è per te, che le non pesa, che bella di che bella piena rosa, si poteve che chiagnino a nascosa, lassene sienta a me. Cano, tu va biondo si troppo onesto che l'è nata per l'uomo insiste allontana da sta maestra che te pierdo figli e mamma non ho vita che da rimasse le cianci a cucente mosse. Tu fa credere le poverasse, te fa perdere la libertà. Scapricciati è la mia. Vattene a casa. Buonasera, signorina Franco. Dov'è la signora? Signorino Franco! Signorino Franco! Sei tu! Chi era quell'uomo che è uscito di qui? Franco, ma di quale uomo stai parlando? Lo sai benissimo di chi parlo. L'ho visto! Ascoltami, Franco. Tu non puoi ancora capire certe cose. Smettila di trattarmi come un ragazzo. Tu sei mia, Nadia. Devi essere soltanto mia, hai capito? Lo sapevo. Sono stata una stupida a mettermi con te. Ma io non credevo che ti saresti montato la testa fino a questo punto. E adesso basta! Ma io ti amo, Nadia. Non puoi mandarmi via. Ma che ti ho fatto? Niente, non mi hai fatto niente. Tu sei un ragazzo coccolato da tua madre e non sai niente della vita. Io ho fatto tanta fame, se sapessi. Ma adesso basta, voglio vivere bene ora. A me piacciono le cose belle e comode. I vestiti, le pellicce, i gioielli. Ma io non posso darti tutto questo. Tu lo sapevi, lo sai. Ma chi ti ha chiesto niente? Tu mi sei piaciuto, ecco tutto. Ma la mia vita appartiene a me soltanto. E io? Ma io ti amo veramente. Io voglio che tu... Sì, insomma, io non voglio... Voglio, non voglio. Senti, Franco, mi hai stancato con queste tue pretese assurde. A me ogni mese vanno via 500.000 lire, capisci? Questa è la realtà. Il resto sono illusioni. E io, tra le illusioni e la realtà... Preferisci la realtà. Una donna come te non poteva scegliere diversamente. Non mi hai deluso. San Gennaro, il terremoto! Ah no, è la carica dei 600. Gesù, Giuseppe e Maria, che devo combinare uaglione quando ha perduto la cervella. Eccolo qua, sta sempre qua, montate qua, miei tastariglie. Sta sempre qua, puntata qua, miezza sta via. Gesù, come è pallida, come sta sciupato, figlio mio. Non mangia più, non dorme più. Non mangia più, non dorme più, che ipocondria. È gelosa. Sta gelosia. Rocco, Giacomino, andiamo! È ora! Andiamo, Giacomino. Andiamo. Ora gli vado a parlare. Ciao, dottore.
Ciao, Giacomino. Com'è che non hai avuto scuola oggi? Vedi, io ti conosco da poco. Tu sei tu e io sono un semplice posteggiatore, ma ho qualche anno più di te e ti sono affezionato. Avanti, parla, ma so già quello che mi vuoi dire. E perché non la lasci perdere? E se invece tutti voi lasciaste perdere me? No, non t'arrabbiare. Vedi, io conosco molte canzoni, in fondo è il mio mestiere. E in tutte queste canzoni si parla d'amore. L'amore sulla luna, amore sul mare, l'amore dappertutto. In fondo è l'amore bello quello che fa cantare e che fa campare noi posteggiatori. Ma questo tuo di adesso non è amore. Non è quello delle canzoni. Non fa cantare e non fa campare nessuno. Convinciti. Non è amore. E che cos'è allora? È una fetanzia. Sì. Scusami. No, scusami tu, può darsi che mi passi. Sì. Certo, ti passerà. Allora, ti sei decisa a parlare con Gabbera? No, non ne ho il coraggio. È troppo bella. E voi mi conoscete. Io quando ho davanti una bella donna, resto lì, non so più parlare. Non ho il coraggio di andare avanti. Peggio per te. Te ne scegli una più brutta. Ma lo dico io, questa bella voce che hai, perché non ne fai una bella serenata? Una serenata puoi farle sentire tante cose. Donna Fima, voi credete che oggi per conquistare il cuore di una donna basti solo cantare? No, no. Voi siete d'altri tempi. D'altri tempi. Comunque ci penserò. Bravo, pensi. Pensi un altro poco. Così quello si sposa un altro e finisce l'amoretto. Come è finita quello il povero guaglione. E passa e spassa sempre sotto a sto barcone. E passa e spassa sotto a sto balcone. Giacomì, ripeti un po'. Vieni, ripeti. E passa e spassa sotto a sto balcone. Povero guaglione. Ma tu sì, guaglione. Taradatatarada. Giacomì, ci siamo, è nato il capolavoro. Domani tutta Napoli canterà la mia canzone. Rimane. No, rimane, stanotte stessa, Titi. Questo è il momento che t'imbriaca d'oro. E questo è il momento che t'imbriaca i vino. E me, non faccio. Sono abituata a sentirmela ripetere. Ma io voglio essere l'unico a ripetertela, il solo. Sei caparbio, testardo, non è possibile per un'infinità di ragioni. E lasciami andare. Dimmi, Nadia, se io fossi ricco, se avessi tanti soldi da soddisfare ogni tuo desiderio, mi vorresti bene? Dimmi, mi vorresti bene? Non vorrei mica scassinare una banca, spero. Rispondimi, se io li avessi i soldi. Chissà,
Ma non dire cose impossibili. Nadia. Cia cia. Cia cia cia. Gelura, e cia cia cia. Cia cia cia. Tu mare umile, fanno già più tenera guaglia. La droga più vicina, cia cia cia. Sei ancora alzata? Tu piuttosto, sono le due. Ebbene, sono le due, le tre, le quattro. Posso fare quello che voglio, no? Sono stato da un amico, un mio compagno di scuola. Mi potevi far sapere qualche cosa. Mi facevi una telefonata. Si sta così male ad aspettare senza sapere niente. Si fanno tanti brutti pensieri. La fantasia vola, vola e si pensano tante brutte cose. Mamma, lasciami vivere. Non stare sempre lì a contarmi i passi, ti prego. Ho telefonato pure da Nicolino, ma era mezzanotte e non mi ha risposto. Ah, mi spiate? Spiare? Ma come una madre che si preoccupa del figlio, tu lo chiami spiare. Certo. Siamo andati in casa di Barbarisi. Ci vediamo un giorno qua e un giorno là. Ma tu mi vorresti sempre attaccato alle tue gonnelle. Ma, Franco, io darei la vita mia per farti felice. Perché? Per carità, basta, basta. Non ne posso più potermene andare da questa casa. Io crepo in queste quattro mura, non ne posso più. Te ne vuoi andare? Ma Franco, perché mi dici questa cosa così brutta, così cattiva? E tutti i sacrifici che abbiamo fatto io e tuo padre per te? Ma chi vi ha detto di farne? Dal resto avete fatto il vostro dovere. Non me l'ho chiesto io di venire al mondo. Allora io ti chiedo perdono di averti messo al mondo e di essere tua madre. Mamma! Che c'è? Che succede? Niente, niente. Sto stirando. E vieni a letto, che è tardi. Vengo, vengo. Barbarisi. Presente. Ruzzoni. Presente. Calandri. Presente. Danieli. Danieli. Con oggi sono quattro giorni che è assente. Sapete se è ammalato? Sì, professore, è ammalato. Ah, va bene. De Santis. Presente. Buongiorno, don Gennaro. Buongiorno, giovinotto. Dove andate? L'agenzia è chiusa. Ma io sono Franco. Franco Danieli. Franco Danieli. Il figlio del cavaliere. Gesù, Gesù. E chi mi aveva riconosciuto? Vi siete fatto un pezzo di giovanotto. Io vi conosco dalla piccola età. Eravate uno scazzuppolillo. Entrate, entrate. Papà sta aspettando. Me l'ha detto che dovevate venire. Arrivederci. Arrivederci. Buongiorno, papà. Poi, Franco. Vieni, vieni. Mi hai detto di venire da te dopo la scuola? Sì, a pranzo non potevo venire oggi. Ho la solita chiusura di cassa. Allora sai che faremo? Ce ne andremo a mangiare io e te qua giù da Carlone. Fa una fritturella di pesce. Così possiamo parlare un poco tra noi, padre e figlio. Ci vediamo così di rado di questi tempi. Io sto qua a combattere coi numeri. Tu per studiare te ne stai fuori tutto il giorno. Vado a darmi una lavatina, torno subito. Ah, sai, Franco.
Sai che forse mi passano alla sede centrale? Mi senti? Sì, papà, mi fa piacere. Eccomi qua. Andiamo. Vieni. E quando torni a casa, abbraccia tua madre, dille qualche parola buona. Stanotte ho sentito tutto. Non mi sono alzato. Ho preferito parlarti oggi, a quattro occhi. Non si parla così ad una madre come la tua. Ne ha fatti di sacrifici per te. Da piccolo stavi sempre poco bene. E Dio solo lo sa quello che ha fatto per te. E chi era là a curarti? A vegliare le nottate intere? Tua madre? Io sì, ma mamma. E a mamma. E i veri sacrifici li ha fatti solo lei. Vorremmo farne ancora tanti per te, io e lei. Stai diventando uomo. Le tue esigenze sono aumentate. Ma non lo possiamo fare. Perciò quando ti vengono quei momenti di nervi, quelle tue insofferenze, devi stringere i denti e dire no, questo non lo devo fare. Per i miei genitori. Mi hai capito, Franco? Grazie. Poi, siamo arrivati. Vieni. Scusa, papà, ma non ho fame ora. E poi devo andare subito da Nicolino. E resti lì giù. Prenderò un boccone da lui. Dobbiamo fare una ripassata generale. Anzi, dia la mamma di non preoccuparsi se stasera farò tardi. Va bene. Va. Va pure, figlio mio. Ci vediamo domani. Addio, vai. Papà. Arrivederci. Oh, buongiorno, signora. Marisa, che bella sorpresa. Vieni. Entra, entra. Non c'è Franco? No, non c'è. Non è rientrata ancora dalla scuola. Ma non siete usciti assieme? No, perché noi ragazzi abbiamo avuto l'ora di ginnastica. Beh, se ti posso essere utile io. Ero venuta per la versione di latino, ma non importa, signora. Arrivederci. Arrivederci. Mi scusi. Di che, figlia mia, di che? È andato da lei. È andato da lei. Pronto? 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 Qualcuno che ha sbagliato? Può darsi. Grazie. Cinci. Cinci. Guido, non voglio che tu parta questa sera. Ma è impossibile, devo trovarmi a Parigi domani. E quanto tempo resterai lontano? Oh, un mese e mezzo, forse due, non so, cara. Due mesi? E come farò io? Ti lascerò un assegno. Ma no, sciocco, chi pensava a questo? Volevo dire, come farò io due mesi senza di te? Lo sai che ti voglio bene, non posso starti lontana. Che birichina sei. Beh, ci hai parlato? Sì, stamattina, tremavo come una foglia. Ti credo, sei sentimentale con me. E che ti ha detto la ragazza? Mi ha detto, vai da mamma. E poi? E poi se n'è andata. Io, naturalmente, dato che mi ci trovavo, mi sono fatto coraggio e sono andato da mamma. Ma tremavo sempre. E che ti ha detto la mamma? Oh, la mamma è lusingata, è felice, addirittura onorata. Oh, bravo, bravo. Ma che non mi può dare la figlia, oh, perché la figlia è bella, oh, perché la figlia ha un fascino. Oh. E per lei un posteggiatore come me, donati, è troppo poco. Va bene. E che lo vuoi dare? Due posteggiatori? Sai che ti dico? Rapiscila. Mamma mia, rapiscila, donna di... E come fa? C'è una parola? Lo sai come sono sposata io? Sì, don Rocco vi ha rapite. Così ti ha detto lui? È immugiando. Come? Perché sono stato io che l'ho rapito al suo paese natio, a Campobasso. Donna di, ma questa è una cosa nuova. Universale. Lascia fare a me, io sono pratica di queste cose. Giacomini! Sì. Io sono pronto. Andiamo. Sono pronto anch'io, Rocco, andiamo. Donna di... Buonasera e grazie. Grazie, non c'è di che. Andiamo. E buon lavoro. Sì, ma non c'è niente da fare. Buonasera. Buonasera. Signori, e che fate qua?
perché non siete venuti a trovarmi? Perché aspetto qualcuno. Ah, sì, lo so. Ma avete tutto il tempo per sentire il mio ultimo successo, una creazione, roba da festival. Venite, venite qui davanti al ristorante. Senti, Giacomo, ti do un consiglio. Dimmi. Dedica la canzone al ragazzo. Quando canti, guardalo bene in faccia. Ah, proprio? Dico, questa volta capirà. Speriamo. Andiamo. Stai sempre tan puntata da mia tasta via. Non mangio più, non dormo più, cappa con te. Ue picceri, ben attista gelosia. Tu vuoi soffrire, tu vuoi morire, chi lo fa fa? Corre in braccio a tua mamma, non fa scema picceri. Dille tutta la verità, la mamma devo capire. E passa e spassa sotto sto balcone, ma tu sei guaglione. Tu non conosci femmine, sei ancora così giovane, così guaglione che devi sentare da più cavallone. Che buone di sti lacrime, vatte non mi fa ridere. Corre in braccia a tua mamma, non fa scema picceri, dille tutta la verità. La mamma te lo capì. Non ne pitta, non alliscia sti mostacciella. Non cerca a te, non so per te chi l'occhio è bello. Non la pensava pazzia che guagli un cielo, non t'ha felice tempo in info d'inguaia. Chi desidera vasa, scorda della vicceri, casi obbice na papà, chissà come va per me. Se passa e spassa sotto sto balcone, ma tu sei guaglione. Tu non conosci femmine, sei ancora così giovane. Tu sei guaglione che devi sembrare bagno da pallone. Che buone di sti lacrime, vatte non mi fa ridere. Corre in braccia a tua mamma, non fa scema picceri, dille tutta la verità, la mamma te può capire. Stai sempre qua, puntata qua, mia tasta via. Non mangio più, non dormo più, chi tu? Buonasera. Oh, bentornato. Non mi aspettavo questa sorpresa proprio questa sera. Prego, entra. Sono sola. Stasera la cameriera è in libertà. Vieni, Franco. È partito, sai,
rimarrà lontano 2 mesi. Pensa, 2 mesi tutti per noi. Nadia, sono venuto per dirti di lasciarlo. Che? Lasciarlo? Sì. Ma che cosa ti salta in mente? Guarda. Guarda qui che pensierina ha avuto prima di partire. E fra 15 giorni me ne manda un altro da Parigi. Beh, lui è molto comprensivo, non è vero? Franco! Ma che cosa fai? Sei impazzito? Erano 300.000 lire, hai capito? 300.000 lire! Queste sono di più, è 500.000! Tieni! Sei molto caro, sei molto buono. Ma perché hai strappato l'assegno? Erano soldi anche quelli, no? Non parlare sempre di soldi! Non parlare sempre di soldi! Ti amo, Nadia. Farei qualunque cosa per te. Lo so, caro, lo so. Buonasera. Guido! Comodi, comodi. Tolgo subito il disturbo. Vado via immediatamente. No. Di che hai paura? Restituisco solo la chiave di casa che ormai non mi serve più. Ecco fatto. Arrivederci. No, Guido, no, ti supplico, ti sbagli, ti sbagli. Abbi almeno il pudore di tacere. Credimi. Fallo per lui, che non deve essere abituato a queste situazioni. Ascolta, sono mesi che questo ragazzo mi fa la corte. Mi ha seguito, mi ha fermato per la strada e è salito fino qui facendosi scacciare da me. Stasera però non hai avuto il coraggio di scacciarlo. Io non c'ero, ero partito per la Francia e se non avessi dimenticato qui la borsa... Oh no, Guido, è la prima volta che vieni qui, te lo giuro. Saresti anche capace di mentire fino a questo punto, di volermi far credere questo. Ma è così... Mi devi credere. Ma glielo dica lei che non è vero niente. Perché non parla? Illuso, pazzo, stupido, incosciente. No, non abbandonarmi, Guido. Ti supplico. Lui non è niente per me. Tu invece sei tutto, tutto. E io ti dovrei credere. Ma è la verità, Guido, la verità. Non mi lasciare, Guido. Non mi puoi lasciare per quello stupido ragazzo. Portami per te a Parigi, Guido. Thank you.
Franco? Franco, com'è che ti sei svegliato così presto? Tuo padre dorme ancora. E prima delle lezioni abbiamo il saggio di ginnastica. Ah, non vedo l'ora che finiscono questi esami. Madonna mia, la sera vai a letto tardi. La mattina ti fanno svegliare presto. Guarda come stai conciato, la faccia pallida, i capelli tutti in disordine. E perché non ti sei cambiata la camicia? Te ne ho messo due belle stirate nel comò. Perché non te la sei cambiata? Sì, ma ora è tardi, devo andare. Aspetta, ti voglio riscaldare un po' di caffè, no? No, è tardi, devo andare. E i libri, non te li pigli? Ah, già. Ah, io non so. Sì, mamma. Guarda, vieni, vieni. Ecco, non è molto caldo, però c'è sempre qualche cosa. Ci sono riuscita, sto bene. Mamma, perdonami per quanto è successo l'altra sera. E che è successo l'altra sera? Io non mi ricordo. Perché io... Sì, bevi. Addio, mamma. Baciami, papà. Franco! Oh, Marisa, come mai qui così presto? E tu? Ti ho telefonato a casa per il compito di matematica e tua mamma mi ha detto che eri alla prova del saggio. Ah, già. Ma io ho capito che non era vero. Allora sono corsa qui nella speranza... Oh, Franco, che ti succede? Posso fare qualcosa per te? C'è qualcosa che ti preoccupa, che ti tormenta? Mi vuoi molto bene, tu, vero? Da quando ci siamo conosciuti, dal ginnasio. Allora non capivo perché mi piaceva starti vicino, parlarti. Sei tanto cara tu. Io, peccato. Ecco, Marisa, volevo aspettare Nicolino. Quando uscirai dalla scuola consegnerà a mia madre. No, Marisa, no! Assurdo. Ma perché, Franco? Non pensi a tuo padre, a tua madre? Qualcosa si farà, vedrai, anche l'impossibile. Ma che è accaduto? Me lo vuoi dire? No. Non c'è rimedio a quello che ho fatto. Ma ci sono io. Dimmi tutto, Franco. Ti prego. Ti prego. Franco. E sia, ti racconterò tutto. È cominciato il giorno del compleanno di mia madre. Ero andato a comprarle un regalo. Cari gatti. E qui, tu che fai fuori a quest'ora? Mi sono svegliato presto e mi sono detto, chissà se donna Tina ha parlato con Carmela. Ci ho parlato. Ah, sì? Sì, stamattina, dal panettiere, quel giovane nel vicolo, lo sai. Che cosa vi ha detto? M'ha detto? Signora. Chi cercate? La signorina Nadia Lanti. È partita. Non sa quando torna. Quando torna? Se ritorna, è partita per un lungo viaggio di sera. È proprio sicura? Sicurissima. Ha svuotato mezza casa. Abbiamo caricato la montagna di valigie. Grazie, buongiorno. Buongiorno, bella vicerina. Ma donna, che vi ha detto Carmela? Che mi ha detto?
mi ha detto che le sei simpatico, che le piaci. Ah, sì? E che puoi rapirla anche stasera stessa. Rapirla io? Ma come faccio? Io non sono coraggioso, sono timido. Ma come no? Come? Lo sapevo io, tutti gli vigliacchi, gli uomini, il sesso forte. E va bene, ci penserò io. Le darò una bella lezione e ti farò rapire da lei. Donna Di, devo a voi la mia felicità. Attendo, figlio mio, va. Salute e figli maschi. Figlio mio bello, e io non sapevo, io non vedevo. Mio figlio cresceva, diventava un uomo. A me mi sembrava sempre un bambino di 10 anni. Pazza, pazza, che sono stata. Aveva il cuore disperato, povero figlio. E io non ci dicevo una parola di conforto, una parola buona. Lui soffriva e io non piangevo. Non si tormenti così, signora. Lei è sempre stata così buona con Franco. Maris, ma tu sei sicura che Franco è rimasto a scuola? Sei sicura, sei certa che è rimasto là? Ma sì, signora, l'ho vista entrare io. Stia tranquilla. E prima della fine delle lezioni non può uscire. Quello che conta adesso è di fare qualcosa per lui. Sì, sì, bisogna subito fare qualcosa per lui e per il padre. Il padre non deve sapere niente, non deve sapere niente il padre. E non lo saprà mai, signora, come Franco ha preso i soldi, così li rimetterà a posto. Stia tranquilla. Tutto sta a trovare la somma. I soldi, 500.000 lire. È una parola. 500.000 lire, chi ce li dà? Mia sorella, il marito, è una parola. Quando mai hanno posseduto una somma così forte, poveretti? Maris, aspetta un momento. Guarda, Maris. Ascoltami un momento. Qua ci stanno 150.000 lire sopra questo libretto. Non l'ho voluto mai toccare, mai. L'avevo messo soldo a soldo da parte per lui, perché ci volevo comprare la 600. Non fa niente, meglio così. E poi tengo questa roba. Ecco, questo è l'orologetto mio. Questo è un bello orologetto, sai? Poi, le orecchine di mamma sono brillanti, sai? Poi c'è questo bracciale legale di mio marito quando eravamo fidanzati, c'è quest'altro bracciale, poi c'è stata questa bella catena mia che ci metteva vicino il ventaglio, è pesante, sai? Ci sono anche le perline, che sono vere. Poi questa collana, la collana su nella prima comunione, ma sai, è poca roba, poi non tengo niente più. Che dici? Basterà per salvarti? No, non basta, no. E come si fa allora se non basta? Come si fa se non basta? Come si fa? Basterà. Ma sì, basteranno, basteranno sì, certamente. Basteranno certamente. Tieni il libretto. Basteranno certamente. Madonna mia. 60.000. È il massimo che le possiamo prestare. Di tutto? Di tutto. Grazie. Ma a noi occorre molto di più. Ah, mi dispiace, signora. Ecco a lei. Buongiorno. Sì, signor direttore, i rendiconti sono pronti, sì. C'è solo un errore di conteggio che sto cercando, ma lo troverò. Sì, stia tranquillo, non dubiti. Va bene, tra poco può mandare a ritirare tutto. Sì, signore. Cavoli, ma avete cercato bene? Sì, ma non cercato dappertutto, niente, non c'è proprio niente. E qua non è entrato nessuno. No, nessuno, per carità. Tranne vostro figlio, ieri. Franco, possibile. Ma cavaliere, per carità, io dicevo così per dire. Ah. Il massimo che le posso dare, signora, è 180.000 lire. Va bene. E per questo? Per questo le posso dare 120.000 lire. Già, vale molto di più questo qui di tutta questa roba. Eh sì. Così piccola. Va bene, mi ridi i biglietti da 5.000, per favore. Sì. Ecco. Dunque, le 50.000 lire che mancano, adesso me le faccio dare da papà e pure la macchina. Tanto non mi ha mai detto di no. Così passiamo a prendere Franco a scuola e lo portiamo da suo padre a rimettere tutto a posto. Lei mi aspetti qui 5 minuti. No, Marisa, io non posso venire, sono troppo stanca.
Non ce la faccio più a parlare. E poi non voglio che Franco sappia che io so quello che tu hai fatto per lui. Col tempo, Marisa, io pagherò tutto il mio debito che ho verso di te, quello morale e quello finanziario. Ma che cosa dice, signore? Andiamo, venga. No, non posso venire, sono troppo stanca. Ma... Allora, mi aspetti un minuto solo che le porto la rimanenza. Sì. Vai, fai presto. Buongiorno, signorina. Buongiorno, papà è di là? Sì. Ciao, papà. Oh, ciao, Marisa. E che fai qui a quest'ora? Non dovevi essere a scuola? Già, dovevo. Senti, Marisa, che guaio mi hai combinato? Nessuno, papà. Non è possibile. Mi stai abbottonando, mi stai aggiustando la cravatta. Beh, ti giuro che non ti ho combinato nessun guaio. Ecco. Forse te lo sto per combinare. Ecco. Se guaio si può chiamare il fatto che una figlia abbia bisogno di 50.000 lire. Che cosa? 50.000 che? Lire e la macchina per 2 ore. Ma no, ma tu scherzi, via. Ma no, papà. Io dico sul serio. Si può sapere che ti servono, perlomeno? Beh, veramente non te lo posso dire. E allora non do niente. Va bene, grazie. Vieni qua, ti do tutto quello che vuoi. No, papà! Franco, vieni. Su, presto. Assolutamente possibile. Ecco, qui corrisponde tutto al centesimo. Ciao, papà. Ciao, Franco. Che hai, papà? Mi manca dalla cassa 500.000. Una manca impossibile, perché da ieri non ci sono state grosse operazioni. Io sono rovinato. Sono rovinato. Ma guarda, cerca bene dappertutto. Si devono trovare. Si troverà. Sì, dove? Ho visto, ho guardato dappertutto, non c'è niente, da nessuna parte. Che papà, vuoi? Cerchiamo insieme. Cerchiamo insieme. Vedrai. Ho messo sotto sopra l'ufficio. E non c'è niente. Lo sapevo. Papà, hai guardato bene nella cassaforte? Come no? Ho guardato. Guardaci meglio. No. Ci sono, hai visto? Ma papà, che fai? Piangi? Non sei contento? Sì, figlio mio, sono felice. Tanto felice. C'è stato un momento poco fa che ho avuto tanta paura per me, per te, per tua madre. La paura tutta è passata. Grazie e scusami. Ora va, vai, e di' a tua madre che anche oggi non potrò venire a casa. Ciao, papà, a stasera. Ciao. A stasera. Cavalì, ma chi avevi? Non li aveva presi. Li ho trovati. Ah, sì? Li ho trovati. Meno male, va, si è ringraziato Dio. Mi fa proprio piacere. Ma allora non dovete piangere, dovete ridere. Sì, io rido, sto ridendo. Sono contento per mio figlio, per Franco. Che cosa bella i figli generi. Ma capisco, cavaliere. Perché vedete, sfortunatamente non ho avuto figli. Ma se non ci stanno i figli lì da casa, fa sempre freddo. Ti fanno piangere quando ti fanno ridere. E ti fanno ridere quando ti fanno piangere. Proprio così, cavaliere. Franco, tutto bene? Sì, grazie per i miei genitori e per me. Ho fatto poco io. Quello che avresti fatto tu al mio posto è stata tua madre. Anche, lo so, ma se non fosse stato per te, e io che non volevo dirti nulla per non parlarti di quella donna. Avresti fatto male, perché io sapevo tutto di te e di lei fin dal primo giorno. No. Del resto ormai è finita. Lo sai che i capelli pettinati in questo modo ti stanno molto meglio? Meglio di che? Li ho portati sempre così? Non me ne ero accorto. O meglio, non... Non ti sei mai accorto che io sono una donna? Marisa. Vai ad abbracciare tua madre.
E non le dire niente, perché lei vuole farti credere che è all'oscuro di tutto e che sia stata solo io ad aiutarti. Vieni, andiamo. Baciata per dirmi grazie. No, per dirti che ti amo. Successo niente.